Si è svolta questa mattina presso la Certosa di San Lorenzo a Padula la 14ª edizione del premio internazionale Gio Petrosino. Alla consegna del premio, presenti diversi rappresentanti delle istituzioni locali, nonché i vertici delle forze dell'ordine ricadenti nel territorio del Vallo di Diano. Un riconoscimento che, in linea con i principi dell'associazione internazionale che porta il nome del poliziotto italo-americano, è stato conferito al comandante Alfa del gruppo intervento speciale dei Carabinieri, ad Ignazio Cutrò, presidente dell'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia, e al giornalista Sandro Ruotolo. Sono estremamente contento, ma davvero perché per me è stata una figura importantissima quella di Giove Petrosino, perché intanto figlio della mia terra, io sono napoletano, quindi sento molto questo elemento, perché è stato il primo poliziotto italiano in America. Il primo che ha combattuto la mafia ed è morto per la mafia, cioè da, appunto, a Palermo, ucciso dalla mafia. Quindi nella mia carriera ho avuto tantissimi premi, ma questo ci tengo moltissimo. Ci tengo molto perché poi, tra l'altro, se non ricordo male, ma sono passati tanti anni, io negli anni '80 stavo alla RAI di Napoli e quindi quando venne istituita la Casa Museo, credo di aver fatto il servizio per il telegiornale, che me lo ricordo vagamente perché sono passati purtroppo, ahimè, tanti anni, però ricordo di questa cosa. E quindi per me è stato, quando me l'hanno comunicato, sono stato molto molto felice. Per un paese la memoria è fondamentale. E quindi Gioi Petrosino, ahimè, è morto, se non ricordo male, nel 1909, è un secolo e passa fa, però la sua figura è attuale. Perché purtroppo la mafia, pur essendo un fenomeno umano, per cui un fenomeno umano, come diceva Giovanni Falcone, ha un inizio e una fine, questa fine non c'è ancora. Il premio Petrosini nasce proprio per i premiati civili o militari che negli anni si sono distinti contro la lotta alla criminalità organizzata. Siamo giunti alla 14ª edizione del premio Petrosino e con accurato lavoro l'associazione ha scelto dei nomi. Ha scelto dei nomi e conferiamo il premio al colonnello Alfa dei Carabinieri, GIS dei Carabinieri, gruppo intervento dei Carabinieri. Poi al dottor Ignazio Cutrò, presidente di Associazione dei Testimoni di Giustizia, e al dottor Sandro Ruotolo, giornalista, perché sappiamo anche l'ultima avvenuta del dottore Ruotolo per il fatto dei Casalesi, minacciato dalla Michela Zagaria per i rifiuti tossici in Campania. I miei sentimenti sono che effettivamente noi camminiamo veramente sulle gambe delle vittime uccise barbaramente dalla mafia. Uno di questi è Gio Petrosino, quindi sono quelle persone che ci danno la luce e veramente in questo buio infinito, perché il testimone di giustizia è un'ombra al buio. Quindi per noi è importantissimo, come lui, come Giovanni Falcone, Borsellino e tante, tutte le vittime di mafia. Quindi per me oggi e per i testimoni è una giornata importantissima, una giornata di riscatto.